da fuoco. Allora, questa mattina vi volevo far vedere come si capa la cicoria. Io ho trovato questa figuretta di campo bellissima. Allora, volevo fare questo tutorial, perché la cicoria, insomma, è particolare. La cicoria abbiamo questo gambo, così. No? Lo vedete? E sulle foglioline piccole, quelle del gambo piccole e tenere, lo lasciamo così. Questa qui, questa parte qui, noi la andiamo a togliere perché sennò ci rimane troppo dura sotto i denti, quindi andiamo a tagliare qui. Ok? E questi poi si buttano. La cicoria, questa poi in particolare perché la foglia è di campo, quindi è piccolina, non è quella acidula che trovate sul mercato. Va cotta in poca acqua e anche velocemente, perché sennò diventa tutta una pappa e quando l'ha andata a mangiare non è più buona. Quindi ricapitoliamo, vediamo. Quando è bene, prendiamo così, prendiamo più duri, questa è l'interna, e andiamo a tagliare qua e buttiamo questo. Questo lo facciamo per tutta la nostra cicoria. Dopodiché, una cosa che va fatta molto bene sulla cicoria è lavarla almeno due volte, perché è piena di terra sopra. E quindi, se no rischiate di mangiarvi, quando andate a mangiarvela, di sentire la terra sotto i denti. Avete visto, è semplicissimo lavare la cicoria, non è un lavoro lungo, però si può fare in famiglia, insomma si passa il tempo tutti insieme. Piccole, così, dove il gambo rimane più duro, lo facciamo per tutto la nostra cicoria, per fare quanta ce n'ho, e dopo andiamo a vedere come si fa. Ciao! Andiamo a lavare la cicoria. Riempiamo una vasca nel nostro lavello, mettiamo dentro la cicoria capata con bicarbonato, andiamo ad allargare dentro la vasca in modo che si asciuga tutta la terra. Aspettiamo 2-3 minuti che si cosa la terra, togliamo, cambiamo l'acqua e ripetiamo per 2-3 volte questa operazione, sicuramente due, perché sennò se vi rimane la terra poi la sentite sotto i denti e non è una bella sensazione. E poi per andarla a cuocere, solito modo, dentro poca acqua. Questa è piccolina, quindi va cotta pochissimo, e poi ce la ripassiamo un padella. Va bene? Spero che questo video vi sia stato utile. Vi saluto, un ciao da Pupi, un grande saluto a tutti i miei iscritti, e voglio salutare Stefano Ivano, i miei due bimbi, che è un periodo che riesco a vedere poco. Vi voglio bene, ciao!